Buongiorno a tutti, anzi buonasera. Sono appena finiti i primi tempi delle due partite delle 18:45 di Champions League, quindi visto che ho preparato il video da fare per quanto riguarda la sesta giornata del campionato di Serie A, sesta per quasi tutte le squadre, perlomeno per Genova e Torino, che giocheranno domani sera, o se preferite mercoledì sera. Quindi andiamo a vedere come sono andate le partite, sono messe un attimino in casinette, diciamo, a parte le prime tre di quelle, le due di sabato, perché Inter-Parma, ahimè, ne ho già parlato, parleremo delle altre nove, poi faremo anche la classificona. Partiamo subito con Crotone-Atalanta, 1-2, Crotone steso da Muriel, che con un 1-2 da libidine, porta in vantaggio l'Atalanta, poi Simi, come sempre, segna sempre lui, eh? Nel Crotone segna sempre Simi, infatti vi ho detto Simi, Simi, Muriel e Simi, tac, prese. E l'Atalanta espugna il campo del Crotone che, ahimè, sta confermando i tristi presagi di inizio campionato, perché è l'unica squadra arrivata dalla B che è lì nei bassi fondi e sembra fare parecchia fatica, però la cosa libidinosa, il punticino è andato a toglierlo proprio alla Juventus. Speriamo che poi non lo tolga anche a noi, perché solitamente andiamo in coppia, non nella Juve. Quando una squadra ridicola gli porta via un punto, con tutto il rispetto sempre per il Crotone, che poverino è lì, non buttiamo via anche noi. Veniamo alla seconda partita del sabato, da grandissima libidine coi fiocchi. Una partita a inseguimento continuo, perché Bologna-Cagliari è stata la partita a inseguimento continuo. Il Cagliari passa in vantaggio con Bongiò Pedro. Ma no, sei... No, aspettate, alla bolognese devo parlare... No, e questo no, devo fare... Devo, mi deve venire Don Cherubino e... Vediamo un attimo se mi riesce e... Ma sì, ma passa in vantaggio pure, che tanto ti ripiglio, ti ripiglio, ti ripiglio. E infatti il Bologna li hanno ripresi. Li hanno ripresi con Musa Barro. 1-1. Primo tempo, 1-1. Libidine. Pronti via, secondo tempo, Simeone ripassa in vantaggio. Capito, mi hai? Sono passato in vantaggio. Adesso voglio vedere se mi riprendi. Bolognese, bolognese, siamo bolognesi, quindi vi riprendiamo, non ti preoccupare che vi riprendiamo. E infatti Soriano, il gattone Soriano, pareggia per il Bologna 2-2. E poi Musa Barro, adesso smetto di fare lo spiritoso, e Musa Barro segna il gol del 3-2 con un bel diagonalone nell'angolino. E il Bologna alla fine batte il Cagliari 3-2. Una vittoria bella pesante da libidine, appunto. E poi bello, 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 belle queste partite 1-0, 0-1, 1-1, 1-2, 2-2, 3-2, eccetera. Tanti gol, perché la gente vuole vedere i gol. Visto che non si può andare allo stadio, almeno fateci godere a casa, vedendoli in televisione, eccetera, eccetera. Proseguiamo con le partite di domenica. E subito i cuginetti, come avevo previsto, avevo detto 0-2. Avevo detto 0-2, come è finita? 1-2. E ho preso De Paul e ho preso Ibra. Vabbè che Ibra oramai è scontato, perché il Milan passa in vantaggio con che sì, ben servito da Ibra, che tiene palla in aria, la controlla, la difende, vede che si inserisce, che sì, gliela passa indietro, che sì, tira la sassata, traversa, gol. Poi c'è il rigore per l'Udinese. In Cinscià, come si dice a Milan, però l'ha dato alla fine rigore quando arbitro fischia. È inutile che il signor Rizzoli venga a dire adesso: poteva dare il rigore per... Non me ne frega niente, oramai la partita è finita. Cioè, a me, quando ve l'ho detto, dal 2006 in poi non parlerò più degli arbitri. Cioè, posso anche dirlo, ma non mi cambia la vita. Cioè, se alla domenica non mi danno tre rigori e poi mi dicono: scusa Inter, non ti abbiamo dato tre rigori e hai perso 1-0. A me delle tue scuse, mi sciacquo, come diceva quello là. Come dicevo l'altro giorno al mio amico juventino, no, che ce l'aveva su col VAR.
E no, perché se il guardaline non tira sulla bandierina, il VAR si deve fare i cazzi suoi. No, il VAR serve appunto, se il guardaline non tira sulla bandierina, digli, caro guardaline, guarda che quello è in fuorigioco, devi tirare sulla bandierina. Almeno in fuorigioco, che è l'unica cosa decente che non sbagliano. Poi è logico, dà fastidio. Vedere un giocatore che segna e gli annullano il gol perché c'ha il mignolino del piede sinistro più avanti del mignolino del piede destro dell'altro giocatore, dà fastidio. Però il regolamento dice che se il giocatore è più avanti, poi adesso si sono inventati che, ma non trae profitto. Come non trae profitto? È più avanti, segna, è più profitto di così. Poi il regolamento è questo. O se no, diciamo, un giocatore può stare 1 metro fuori gioco, in fuorigioco. Se supera il metro è in fuorigioco, se è nel metro non è fuorigioco. Così almeno abbiamo il metro, quando tirano le righe vedono e se ci sono pochi centimetri lo danno sempre buono. E a sto punto eliminate il fuorigioco che facciamo prima, c'è. Quindi basta. Comunque calcio di rigore dato all'Udinese, De Paul lo mette e De Paul, lo metto sempre De Paul. Poi c'è il gol di Ibra che qualcuno ha detto, se però segnavamo noi un gol del genere, ce l'hanno. Allora, se vedete l'azione, c'è sta palla che si impenna. Lui è lì, fa il movimento per fare la rovesciata. Il difensore dell'Udinese si tuffa di testa, quindi abbassa la testa per prendere la palla. Quindi non c'è assolutamente nessun fallo di Ibrahimovic. Perché se Ibrahimovic l'avesse preso, che questo stava in piedi, era fallo pieno, ma il regolamento, almeno quello che conoscevo io, è che se il difensore abbassa la testa e viene colpito dal piede, è lui che ha abbassato la testa, quindi o non è fallo del difensore, non dell'attaccante. Almeno così diceva la regola, però io ancora il regolamento di un po' di anni fa ho messo nel manuale del gol. Quindi. Però in ogni caso il difensore dell'Udinese che prova ad andare in tuffo di testa a togliere il pallone a Ibra che sta facendo la rovesciata, se vedete l'immagine, quindi per me non era un gol da annullare e vado contro i miei interessi visto che sono interista e vedere il Milan che vince, non è che mi fa godere più di tanto, anzi proprio il contrario. Detto questo, proseguiamo con le altre partite, poi andrò su Napoli-Sassuolo. L'ho messo di lì perché c'erano solo 2 gol, allora siccome qua ci sono quelli segnato un po' di più. Allora, Roma-Fiorentina finisce 2-0. E se non erro, anche quella era una partita delle 18. Comunque, fa niente, tanto prima o dopo ve le devo dire. Roma-Fiorentina, speravo che la Fiorentina almeno un gollettino lo segnasse, invece è stata asfaltata dalla Roma, che segna con 2 giocatori che non ti aspetti. Spinazzola, che se n'è andato bello, felice, contento, campo aperto, fino in porta. Poi dopo è stato fortunato perché nel rientrare, Caceres, se non sbaglio, stava rientrando, lui gli rientra per così, non so se voleva passare la palla al suo compagno o voleva continuare lui. Caceres, come cavolo si chiama, gli tocca col tacco. La palla gliela lascia lì, solo che lui è girato di spalle al pallone, quindi Spinazzola fa in tempo a riprendere la palla, perché era lì a 1 metro, 1 metro e mezzo, spostarla un attimino, poi calciare un po' alla Baggio come quando fece il gol contro la Cecoslovacchia nel mondiale del 1990, col portiere che si tuffa da una parte e lui gliela mette dall'altra. Poi è arrivato il gol di Pedro che segnavo anch'io perché Mkhitaryan, se non erro, passaggio filtrante in diagonale in area e Pedro si inserisce dietro al secondo difensore col portiere che guarda la palla che passa e il difensore che non vede che arriva Pedro e non interviene. Poi la cosa ridicola è che alza il braccio per chiedere il fuorigioco. Ti arriva da dietro, non può essere fuorigioco. Quindi Roma-Fiorentina 2-0 e la Roma gode. Anche il mio amico Sigur stava godendo come un riccio e anche penso Emanuele, gladiatore giallo-rosso. Proseguiamo con Spezia-Juve. Come ci si immaginava, già primo tempo Juventus in vantaggio con Morata, pareggia Pobega. Pobega che tra l'altro qualcuno ha detto, ma come mai non fanno giocare Agumé, che è il giocatore della primavera dell'Inter, gioca questo Pobega, questo Pobega. E ho detto, ragazzi, Pobega ha fatto gol, che cavolo pretendete da sto qua? Si vede che l'allenatore lo trova più pronto, ricordatevi che Agumé è ancora giovane, deve crescere, stiamo calmi. Nella ripresa entra Ronaldo e ciao,
doppietta e ciao 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 Spezia, con anche il gol di Rabiot che si è inventato il gol, entra in aria, salta l'uomo, non passa la palla, poi tira palo gol, numero di Rabiot. E poi c'è il cucchiaio di Ronaldo che però vabbè, il portiere si era tuffato un quarto d'ora prima, ancora prima che tirasse era già nell'angolino della serie mi tuffo, ma non è semplice, quando sei portiere c'è il calcio di rigore, tendenzialmente parti sempre quell'attimo prima che non dovresti partire quell'attimo prima, e quindi se l'attaccante è bravo e guarda dove vai, poi te l'appoggia, perché tu sei già nell'angolo e a me capitava, ogni tanto capitava, mi dicevano Gigi ti sei sdraiato un'ora prima, e ragazzi... Che vedevo di e pensavo tirasse di lì. Veniamo a Torino Lazio, dai, Torino Lazio 3-4. Qua veramente mi sa che gli scommettitori hanno sclerato, oppure i furbacchioni che giocavano in live si sono arricchiti alla grande, perché veramente Torino Lazio è stato il festival del gol quando meno te l'aspetti. Perché la Lazio passa in vantaggio con Pereira. Poi il Torino pareggia subito con Bremer che fa un golasso, in tuffo di testa nell'angolino, no? Calcio d'angolo, tutti che lo lasciano libero, lui pam, di testa in tuffo, bello nell'angolo. Poi il solito rigore di Belotti perché ha preso un fallo, si è ribaltato, stava tirando, si è ribaltato e vabbè. Poi Milinkovic-Savic con una bella punizione porta in vantaggio, pareggia per la Lazio, scusate, dopo il rigore di Belotti. All'87esimo segna Lukic il 3-2, Lukic che tra l'altro fa la libidine, no? Perché c'è il giocatore del Toro, il 14, non sono stato a guardare chi era, non volevo metterlo al pubblico ludibrio, come si suol dire. È lì che gigioneggia al limite dell'area un po' defilato, no? Lukic gli va addosso, spintarella di fisico proprio, quindi... Non è andato con il gomito, che cosa? Di corpo, col corpo, lo tocca, gli porta via la palla, entra in area e beffa il Sirigu che si incazza, Sirigu chi per esso, che si incazza come una iena. Sembra finita, tutti i torinesi tutti felici e contenti, poi arriva il rigore per quel fallo in area, perché per me ci sta, perché comunque il giocatore su un tiro tu non puoi andare così. In questa posizione qua a respingere un tiro, perché lui è così, è in questa posizione come perché o le braccia le tieni così per coprirti e vai così, allora non è, ma se le tieni leggermente larghe su un tiro che va in porta è calcio di rigore, c'è poco da fare. Immobile segna spiazzando al portiere, poi all'ultima azione batti e ribatti in cross, colpo di testa, palla che rimbalza, sta lì, non va via, eccetera, eccetera. Arriva Caicedo in scivolata con una botta di culo estrema perché la palla passa tra le gambe del difensore e tra le gambe del portiere che non se l'aspetta. Proprio in scivolata c'è lì la palla, il difensore riesce a buttarla via, lui in scivolata la tocca, siamo a pochi metri dall'area piccola, quasi nell'area piccola. Leggermente defilati sul palo di sinistra del portiere a destra dell'attaccante, ce l'ha a destra, il portiere se lo giri e ce l'ha. E palla in rete, 4-3 per la Lazio. Clamoroso, guardate, veramente clamoroso. Andiamo a Napoli-Sassuolo che non ve ne ho ancora parlato e lì succede quello che non ti aspetti. A parte il rigore che mi ha ricordato un rigore che si era preso Messi, mi sembra, col Napoli. Con Koulibaly che perdeva, aveva la palla, Messi gli mette il piedino, Koulibaly fa per calciare la palla, solo che c'è la gamba di Messi e lo stende. Ecco, Napoli-Sassuolo, il rigore è più o meno simile. Il difensore del Napoli ha la palla, il giocatore del Sassuolo gliela porta via, lui fa per calciare, prende la gamba del giocatore, il giocatore va a terra. È similare come situazione. Quindi Locatelli segna l'1-0, poi Massim Lopez segna il golasso dribblando tutti. Ha dribblato tutti, si è trovato davanti al portiere. Il portiere è riuscito anche a prendergliela, però il giocatore sulla linea è rimasto un attimino fregato dalla deviazione del portiere, non ha avuto il riflesso pronto per buttarla via e la palla è entrata in porta. Peccato
Perché praticamente il portiere gliel'ha respinta, la palla è andata verso l'angolino opposto, mi dovrei girare per intenderci. E c'era il difensore sulla riga, ma non ce l'ha fatta. Era lì che cosa faccio, cosa faccio? E ha fatto la pappacchiata. Veniamo poi al derby di Genova che si è, diciamo, concluso già alla fine del primo tempo. Segna un gran gol Ianto con un tiro da fuori, pareggia Scamacca con una bella girata ben servita in area, colpo di testa, lui è lì, la lascia filtrare, calcia in diagonale, palla nell'angolino e 1-1. Poi nella ripresa occasioncine da una parte e dall'altra, tra cui quella di Damsgaard che veramente, quella è stata, non era facile perché se lo calci non col tuo piede, la palla è un po' alta, magari fai fatica, ma sei da solo, controllala. Il portiere l'ha respinta, tu sei da solo in area, a 6-7 metri dalla porta, la controlli, la calci e segni. Invece ha voluto calciarla subito, pam, al terzo anello. Infine, manca l'ultima partita, eccola qua, Verona-Benevento, la partita di lunedì, con il Verona che passa in vantaggio con Barak, poi nella ripresa la Padula, sembra che riesca a riprenderla 1-1 e poi invece Barak e Lazovic la chiudono definitivamente, Verona-Benevento 3-1 e quindi signori miei, il Verona quest'anno nonostante abbia venduto Amrabat, abbia venduto Kumbulla eccetera, sta facendo sempre il suo onesto campionato in questo momento in zona Europa. In questo momento il Verona è in zona Europa perché ha pari punti con Napoli, Inter e Roma. Sono in quattro, sì, a 11 punti al quinto posto, tutte a pari merito. A un punto dalla quarta e dalla terza, perché Juventus e Atalanta sono entrambe a 12 punti a pari merito. Quindi libidine per il Verona. E adesso andiamo a vederla la classifica, perché abbiamo il Milan a 16 punti, il Sassuolo a 14, quindi doppia sorpresa anche nel campionato italiano. Juventus e Atalanta a 12. Napoli, Inter, Verona e Roma a 11, Sampdoria e Lazio a 10 e poi dopo comincia a esserci il vuoto perché abbiamo Fiorentina e Cagliari a 7, Bologna e Benevento a 6, Genova, Parma e Spezia a 5, Udinese a 3, Torino a 1 e Crotone a 1, con Genova e Torino che hanno una partita in meno e mercoledì il Genova ha un'occasione gigantesca per andare addirittura nelle prime 10 posizioni perché 2, 4, 6, 8, undicesimo, sarebbe undicesimo a 8 punti davanti a Fiorentina e Cagliari se dovesse vincere e quindi si allontanerebbe un attimino dalla zona pericolo. Discorso diverso per il Torino che in queste due partite col Genova e col Crotone si gioca la panchina al signor Giampaolo. Perché se il signor Giampaolo non dovesse fare almeno 4 punti, credo, tra Genova e Crotone, perché c'è Torino-Crotone, presumo, in casa. No, mi sa che va a Crotone perché hanno giocato in casa. È dura, perché se deve andare a giocare col Genova, che si sta riprendendo, ha pareggiato il derby, quindi saranno anche galvanizzati, perché pareggiare il derby con la Sampdoria è sempre libidine, visto la Sampdoria come sta andando. E poi deve andare a Crotone che sono tutti e due a un punto, come due pinocchietti. La vedo dura, la vedo dura. Staremo a vedere. Io vi saluto, vi ringrazio. Ci vediamo ai prossimi video. Ciao!